Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Mi chiamo Ip. Fallo smettere! Spegnilo! E noi siamo la prima famiglia al mondo. I Cruz. Cosa succede quando una famiglia preistorica incontra un'altra famiglia preistorica, ma un po' meno preistorica? Si torna all'era Crudacea, dove ritroviamo i Croods, già conosciuti nel 2013 nel primo film della saga della DreamWorks Animation, ma anche i Superior, un po' meno, diciamo, grezzi, un po' più sofisticati, più evoluti, insomma, con una casa tecnologica, per quei tempi si intende, e un po' di inevitabile puzzetta sotto al naso. Le due famiglie non andranno molto d'accordo finché non converrà ad entrambe allearsi contro una minaccia comune, affrontare il grande salto, quello del muro, e accettarsi e rispettarsi in tutte le reciproche differenze, scoprendo che la convivenza non solo è utile, ma piacevole. Diretto da Joel Crawford e prodotto da Mark Swift, I Croods 2, una nuova era, arriva finalmente al cinema con un cast di voci eccezionali, sia nella versione originale che in quella italiana. A Krug, ad esempio, capo famiglia protettivo, soprattutto nei riguardi della figlia Ippe, il cui motto è Il branco fa branco, danno voce, proprio come nel primo film, Nicolas Cage e, nella versione italiana, uno dei doppiatori più grandi che abbiamo, Francesco Pannofino. Quindi tu vieni qui per nasconderti dalla tua famiglia? Non nascondermi, aiutare. Aiuto la mia famiglia. Aiuti così la tua famiglia? Già. Che dici, Marco? Bene. Bene, si sentirà anche i droplet del sudore. Hai visto? Meglio di così non viene, tanto. A dar voce a Ippe, adolescente forte, impavida, decisamente senza freni né inibizioni, ha persino un'arachide al posto di un mignolo perduto del piede. Nel primo film erano Emma Stone e Rosalia Misseri, mentre in Croods 2 sono sempre Emma Stone per la versione originale, ma in quella italiana Alice Pagani. Mentre Guy, il suo ragazzo, che un po' stanco della vita nomade e selvaggia da Croods, resta decisamente affascinato e si ritrovano un poco in quella stabile e un po' più comoda dei Superior, ha la voce di Ryan Reynolds in entrambi i film, mentre in italiano nel 2013 aveva quella di Emiliano Coltorti, adesso ha la voce di Leo Gassman. Sia Leo Gassman che Alice Pagani sono alla loro prima esperienza al leggio. Ma sarebbe una cosa stupenda, un posto tutto nostro, la nostra casa. Oh, e potremmo avere anche dei fiori. Certamente, anche le farfalle. E un dolce ruscello gorgogliante. E riservatezza. Oh, cos'è riservatezza? Vuol dire sentire solo la puzza dei piedi che vuoi tu. Wow! Ip Amber Croods, pensi di voler vivere il tuo domani con me? E c'è anche papà Gassman, ma diciamo dall'altra parte. Passando infatti ai Superior, new entry a tutti gli effetti in questo nuovo capitolo della saga, papà Philo, uomo di intelletto e capo della famiglia moderna, il cui motto è la privacy promuove l'individualità, che ama vantarsi delle tante cose che sa e che sa fare, ma sempre con educazione si intende, parla con le voci di Peter Dinklage e in italiano con quella appunto di Alessandro Gassman, già apprezzatissimo peraltro per molti altri doppiaggi come quello del Grinch. Grug, sono qui, amico. Andiamo a fare un giretto? Sì, è un posto dove un padre può evadere dal caos della vita familiare. Sbalorditivo, Grug? Storia buffa. Tutto quello che vedi davanti a te una volta era una terra desolata, incolta, polverosa. Qui io trovo le soluzioni ai più grandi problemi della mia famiglia. E poi ci sono loro, le donne Superior, con enfasi su Super, mi raccomando. Speranza, che crede di sapere tutto, un po' rigida e altezzosa. E la figlia Aurora, stessa età più o meno di Ip, ma decisamente l'opposto, così timida e timorosa, ma curiosa. Per questo forse diventano grandi amiche, proprio come le loro interpreti nella serie cult Baby. Un'altra ragazza? Sì? Una ragazza... amica! Non ho mai avuto una ragazza amica prima d'ora! Neanch'io, neanch'io! Che facciamo? Di che cosa parliamo? Che succede alle nostre volte? Perché sono così acuta? E se nella versione originale hanno le voci di Leslie Mann e Kelly Mary Tran, in quella italiana impossibile non riconoscere quella tanto versatile e capace davvero di tutto di Virginia Raffaele. E quella nuova per il doppiaggio, ma generosa nelle favole ad alta voce per l'ospedale Bambin Gesù, quella di Benedetta Porcaroli. Come osi? Come osi tu? Come usate voi due? E pensare che noi ci preoccupavamo che Aurora sarebbe rimasta sola. E ora Guy è tornato. Volete sistemarmi con Guy? Cosa hai fatto alla mano? Sono stata punta da un'ape. Al di là del muro. Sei andata al di là del muro? Al di là del muro? Ok, aggiudicato. Voi perché sentite solo la voce e non potete vederlo.
Molto carina, no? Molto carina, direi, dai. Grazie, Marco Guadagno. Direttore di doppiaggio Marco Guadagno, che presta anche la sua voce a Laccio, il bradipo di Guy, suo amico ed accessorio. Usi un bradipo come accessorio? Anche io lo uso come accessorio! Lui è Laccio! Lei cintola! La la. Yeah! Vuoi questa luce tu, eh? Vuoi questa, io lo sento. Io lo terrei così, è bello. Stavo pensando di farlo uscire così. Finalmente ti vedo ridere. Quello che fai qui adesso è il cielo. Che dici, Marco? Beh, io direi molto bene, no? Io direi capolavoro. Quella è la mia specialità. Dai, siamo una squadra fortissima, raga. Molto carina, no? Molto carina, direi, dai. Perché lei ride di tutto ciò? Va, ok, aggiudicato. Aiuto. E poi non so, potrebbe non scegliere. It's my house. News dal mondo della voce. Radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.